Lì! 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 Cercare altra benzina. Perfetto. Accidenti! Tutto a posto, apri. Ehi. Ehi. Ho quei pezzi che mi avevi chiesto. Ah, bene. Beh, ripassa e vediamo che si può fare, ok? Ah, Ricky. Grazie. Beh... ora Boozer è uno di noi.
Compri qualcosa? Come va, Buzz? Ok, ci penso io. Una messa a punto non guasta. Sì, certo. Torna presto, avrò merce nuova. Ehi, come va, Dick? Tutto bene, Joe? Oh, ok. Ah, Deacon, che bello vederti. Blair, come va? Beh, non posso garantirti nulla. Ah, ottima scelta. Ottimo. Ok. Sì, ottimo. Sì. D'accordo. Fatti vedere più spesso. È tutto. Bentornato, Dick. Johnny. Potrei sapere quanto Boozer sente la tua mancanza. Io chiudo gli occhi solo per un momento. Si torna in azione. Wow, altra carne di cervo. Stasera mangeremo tutti in abbondanza.
so nemmeno. Meno da che parte iniziare, diamine. Secondo te come si aggiusta? Apro il cancello. Ehi, Dick, ci sei? La nuova protesi per Boozer è pronta. Ho già mandato Eddie a chiamarlo. Ah, grandioso. Ricky, arrivo subito. Deacon, chiudo. C'è la piega. Ok, ci sono. Fammelo fissare, ok? Così, molto meglio. Ok. Ehi, fratello, guarda cosa ha fatto Ricky. Cosa? Un nuovo giocattolo. Merito di Dio, è davvero realtà. Molto figo, Boozer. Ehi, sembra uno di quei... uno dei tre moschettieri. E guardia, figlio di un ripugnante. Okay. Ah, sì. Beh, forse non è stata una grande idea. Forse no. Ok. St. John, ci sei? Sono Brian. Aspetta. O'Brien, sono stanco del lavoro sporco. Hai notizie per me o no? Sì, beh, intendo... sì, ho qualcosa. E di chi si tratta? Devi aiutarmi solo un'ultimissima volta. Hai sentito quello che ho appena detto? Basta, davvero. Ultimo incarico, poi ci vedremo e ti dirò cosa ho scoperto. Scordatelo. Il secondo nome. Era Irene. Giusto? Sarah Irene Whittaker. È nel suo foglio di ricovero. Un ultimo incarico. Sì, solo uno. Ti ho inviato le coordinate. O'Brien, chiudo. Ehi. Ehi, sembri andare di fretta. Già. Ricordi quel bastardo della Nero di cui ti ho detto, Brian? Sembra avere notizie per me, ma prima vuole che porti a termine un ultimo lavoretto. Sì. Ok. Dovresti venire. Dici? Nah. Schizzo mi ha messo in campagna. Sfamerò il mondo a un'erbaccia alla volta. Al diavolo, Schizzo, ti riporto subito indietro. A quant'è che non vedi un elicottero?
E dirò che ti serviva una mano. Ti fa sempre ridere, vero? Dove andiamo? Dalle parti di Melacqua Lake. Sai dov'è? Sì, a nord del Rock Tunnel, vicino alla strada di Waldorf. E cosa cerchiamo? Un elicottero della Nero è atterrato in zona per chissà quale motivo. O'Brien vuole spiegarmi cosa hanno in mente. Quindi O'Brien è... cos'è? Il tuo capo? L'uomo nell'ombra? Sai... scusa, no. Sai perfettamente perché siamo qui. Era solo una domanda. Però gli scodinzolo intorno come un cane in calore. Ti sbagli di grosso. Allora, come va? Non male, ho visto di peggio. Mi dispiace lavorare nei campi, strappare le erbacce e tutto. Mi ricorda l'infanzia. Andavo sempre a trovare mio zio nella sua fattoria di Edria, al confine con l'Idaho. E passavo l'estate nei campi di Barbabietola. Aveva una piccola moto incrostata di fango. È lì che ho imparato a guidare. Attento, potrei iniziare a chiamarti zio Tobia. Quando arriviamo, restami vicino e qualunque cosa accada, non farti vedere. Quella gente ha il grilletto facile. Ok, ok, resto giù, tengo la bocca chiusa ed evito di farci ammazzare. Senti, Dick, grazie di avermi portato con te. Non vedevo l'ora di uscire da quel buco, anche a costo di farmi scarrozzare. Ci credo. Ok, stammi vicino. Ti seguo a ruota. Ehi, un pezzo. Avvisatemi quando l'atterraggio è sicuro. Già. Forza, gente, mettiamo in sicurezza la zona. Forza, diamoci da fare. Eccolo. Non avrei mai pensato di rivederne uno. Non in volo, almeno. Ok, ora osserva. Prima escono i soldati e mettono in sicurezza l'area. Poi tocca al genietto, il ricercatore, lo scienziato, da quello che è, che scende e si guarda intorno. Per fare cosa? Le sue ricerche scientifiche da mezza sega, io che ne so. Squadra, rapporto. Siamo a posto. Qui tutto regolare. Ok, aspetta qui. Sì, a posto. Merda? Esatto. Merda di furioso? Già. Quindi siamo qui nel mezzo del nulla perché possiate raccogliere merda di furioso? Precisamente. Ok, se lo dice lei. Nota operativa 2102. Le analisi dei campioni di feci raccolti nelle zone 2, 3 e 4B evidenziano la presenza di Claytonia perfoliata. Vale a dire? Nota come lattuga dei minatori. Non interrompermi. Così come di bacche monoiche e di Juniperus communis. Cosa importa? Cosa importa? Significa che i furiosi non mangiano solo le persone o i loro simili. Mangiano bacche, piante, erba. E la stessa dieta di un cervo, insomma. Sono onnivori. Con cosa? Ma i loro stomaci digeriti. Allontanati dall'area o apriranno va bene, il fuoco. Me ne vado. Si tratta, Doc. Davvero?
saperlo, stiamo raccogliendo campioni di feci. In sostanza, merda? Esatto. Merda di furioso? Già. Quindi siamo qui nel mezzo del nulla perché possiate raccogliere merda di furioso? Precisamente. Ok, se lo dice lei. Nota operativa 2102. Le analisi dei campioni di feci raccolti nelle zone 2, 3 e 4B evidenziano la presenza di cleitonia perfoliata. Vale a dire? Nota come lattuga dei minatori. Non interrompermi. Così come di bacche monoiche di Juniperus comunis. Cosa importa? Cosa importa? Significa che i furiosi non mangiano solo le persone o i loro simili. Mangiano bacche, piante, erba, la stessa dieta di un cervo, insomma. C'è qualcuno qui. Capito qualcosa alla radio? Mi sembra assurdo, cazzo. Tutti quei fondi statali e loro raccolgono merda di furioso. Sì, te l'ho detto, non capisco cosa cerchino o perché. Avranno come una base qui intorno, no? Li hai mai seguiti? Sì, ma spariscono sempre oltre le montagne, verso sud. E con la superstrada bloccata non riesco mai ad avvicinarmi.
Figli di puttana. Sembra ci debbano parecchie spiegazioni. Ora dove andiamo? Bella domanda. O'Brien, mi senti? Rispondi, O'Brien! Ci sono. Hai finito? Sì, tutto a posto. Dove ci vediamo? Non ti aspettavo così presto. Ti invio subito le coordinate, ma non arriverò prima di qualche minuto. Passo e chiudo. Gesù, per lui ce la prendiamo con calma qui fuori. Ehi, su una cosa hai ragione. A sentirlo sembra proprio stronzo.